Buongiorno amiche creative, oggi giro questo video per mostrarvi un mio piccolo acquisto su un sito che non conoscevo. Girando così online ho visto spesso delle creative che sotto le loro creazioni inserivano delle nappine a forma di fiore. E allora ho deciso di acquistarla anch'io perché rispetto alla nappina standard, quella con i fronzoli, diciamo, mi piace di meno perché mi ricorda una tenda degli anni 60, gradisco molto di più queste a forma di fiore, però diciamo che le ho acquistate da un altro sito che conosciamo tutti. Però non avevo letto la misura perché lavorando non avevo molto tempo, le ho viste, non ho badato la misura e le ho acquistate, però devo dire sono molto molto piccole e quindi quelle magari sotto un ciondolo un po' più a gruppetti, non soltanto uno ma 3-4 fiorellini perché sono davvero piccole, sono proprio piccolissime. Mentre sotto un orecchino così piccole non si vedrebbero neanche, quindi girando così sul sito ho trovato questo sito che le vendeva. È arrivato tutto in questo scatolo, ben imballato, e niente, ora vi mostro il contenuto di quest'ordine. Allora, ovviamente è arrivato tutto nel pluriball, era tutto in qua dentro, tutto inserito in questa busta e avvolto nel pluriball, nella carta con le bollicine. Allegato avevamo anche, ci sono anche il foglietto che mostra gli articoli e i prezzi. Il negozietto si chiama Gioie d'Oriente ed è a Forlì. Sicuramente deve essere un negozio cinese perché c'è scritto Gioie d'Oriente di Fu Feng Luo, quindi deve essere un negozio cinese. Non vado più su perché c'è il mio indirizzo, nome e cognome, quindi resto bassa, resto alta. Niente, queste sono le nappine e praticamente ne ho acquistate 3 coppie quasi per tutti i colori. E le ho pagate 3 coppie 2 euro e 10 centesimi per ogni tris di coppia. Vedete? Anche qui. Ecco, qui non c'è il mio indirizzo. Ecco qua. Questo è il negozio Gioie d'Oriente e queste sono le varie nappine a forma di fiore, vedete? Sempre 2 pezzi per 3. 2,10 euro. L'unica cosa diversa dalle nappine che ho acquistato sono stati 2 tipi di perne, perne in zama c'era scritto, però devo dire erano un po' carucci e sono questi, che di solito sui siti con 2,10 euro, 2,20 euro una coppia di perne la acquistiamo. In questo caso mi è costato 2,80 euro, volevo semplicemente vederli. E quindi li ho acquistati anche queste stelline 1,90 euro, quindi un po' carucce, però mi piacevano, volevo giusto vedere com'erano e l'ho acquistati. Ora passo a mostrarvi il materiale. Allora, iniziamo proprio dai perni. Sono arrivati in queste bustine, non ho neanche aperto perché ero molto impegnata con il lavoro. Le vedo direttamente con voi. Allora, abbiamo le stelline. Sono così, hanno la farfallina dietro, sono molto carine, semplici. Questa è una macchiolina che non sono. Ecco qui. Queste sono le stelline con l'anellina per appenderci la creazione. E poi c'è questo modello qui che sicuramente in zama si vede dal materiale. Con la farfallina dietro, molto carini, niente di particolare. Volevo semplicemente vedere com'erano i perni di questo sito, sempre con questa anellina per attaccare la creazione. E niente, carini, però un po' carucce. Io principalmente ho fatto quest'ordine, ripeto, per
per le nappine, niente, mettiamo da parte. Le nappine invece mi sono arrivate in diverse confezioni, così. Ecco qui, un po' di colori per ogni busta. Io ho cacciato per farvi vedere una coppia per ogni colore. Ecco qui, queste sono le bianche, vi potete regolare per la grandezza in base alle dita. Sono quasi due diti. Sono molto molto belle. Le ho prese bianche, sempre tre coppie bianche. Poi le ho prese azzurre, sempre tre coppie. Eccole qui. Sembra tipo la gonna di una ballerina. Queste sono quelle azzurre. E poi le ho prese anche questo bellissimo rosso. Ecco qui. Sono davvero carinissimi, perché non riuscivo a trovare un sito che avesse queste nappine a forma di fiore. Poi le ho prese in queste colorazioni. Ora vi faccio vedere singolarmente i colori. Le ho prese nere. Nere. C'erano anche grigio scuro e grigio chiaro, che non ho preso perché il grigio non mi piace. Sono nere. Poi ho preso il fucsia, che è il mio colore preferito, il rosa fucsia, il bacca, non so come, quelle sono le tonalità che mi piacciono. Ecco qui. Poi le ho prese di questo giallino verdognolo. E poi questo bellissimo bordeaux, che è anche luminoso, diciamo, un tessuto metallico, diciamo, ha questa specie di brillantini molto belle. Ok, e infine anche queste. Le mostro singolarmente. Abbiamo questi panna, color panna. Poi abbiamo questi rosa. Molto carine. Poi questo lilla, color lavanda. Color glicina. Poi abbiamo quest'altro tipo di rosso, molto più forte, sono differenti dalle rosse di prima. Vi faccio vedere la differenza. Ecco qui. Questo è più scuro, più natalizio. Ecco qui. E infine quest'ultimo colore, questo viola scuro. Blu notte, no, proprio violaceo. Se sulla telecamera però vedo che sembra più un blu, è più sul viola, tende più sul viola. Queste sono i miei piccoli acquisti fatti da questo sito Gioie d'Oriente. E niente, spero che vi possa tornare utile il mio video, perché appunto, ripeto, nappine a fiori a forma di fiore non ne ho trovate in giro attualmente, quindi niente, spero che se a qualcuna può aver fatto piacere mi faccia sapere. E spero che vi piacciono. Niente, vi saluto ragazze e vi mando un grosso bacione. Alla prossima, arrivederci.